Buongiorno a tutti. Siamo qui con Ruminanzia, con questa video intervista o webinar, come si vuole chiamare. Oggi è il 7 di maggio, sono le prime ore del pomeriggio e vogliamo continuare un po' quel discorso che abbiamo fatto la scorsa settimana con Ibra, dove abbiamo approfondito l'argomento della profilassi diretta, cioè la profilassi vaccinale, che è uno degli asset fondamentali appunto nell'evitare che nell'allevamento entrino dei patogeni e anche quello di razionalizzare il consumo e l'uso dei farmaci. Oggi invece approfittiamo appunto della disponibilità di Stefano Cherubin di New Pharma. Stefano Cherubin si occupa in New Pharma di quelli che sono appunto gli aspetti tecnici di questa azienda e quindi segue con molta attenzione questi argomenti di biosicurezza, di igiene, eccetera. Quindi approfittiamo delle competenze di Stefano Cherubin per approfondire bene questo argomento della profilassi indiretta. Che cos'è? In questi giorni, diciamo, di segregazione, in questi giorni in cui l'umanità si sta difendendo nei confronti di questo virus e di questo coronavirus, tutti noi stiamo sperimentando nella nostra quotidianità l'importanza della profilassi indiretta, soprattutto quella igienica, quindi lavarsi le mani, utilizzare delle mascherine, evitare dei contatti ravvicinati, diciamo, tra le persone, eccetera. Traslando questo negli allevamenti, devo dire che dovrebbe almeno essere una normalità, cioè un allevamento di bovine da latte, insomma, di qualsiasi animale da reddito, questi food animal, per tutelare appunto la diffusione di malattie infettive molto pericolose, ma a volte anche le stesse zoonosi, quindi malattie trasmissibili all'uomo, dovrebbe o adotta, a seconda poi dell'azienda, delle misure di igiene e biosicurezza, cioè la limitazione degli ingressi degli estranei, quindi delle persone, o meglio, che può essere una restrizione totale o regolamentata, quindi si entra puliti, cambiati, con i sovrascarpe, eccetera, eccetera, ma anche l'ingresso di quelli che possono essere vettori biologici, che sono gli animali selvatici. Molti allevamenti sono recintati, non tanto per evitare l'ingresso, diciamo, dei malfattori, ma per evitare l'ingresso di animali selvatici che possono veicolare malattie molto pericolose nell'allevamento. Però ci sono dei vettori biologici che sono poi degli insetti, essenzialmente le mosche, ma questo poi anche per mia cultura lo voglio approfondire con Stefano Cherubin, che possono, diciamo, creare due tipi sostanzialmente di rischi in allevamento. Il primo rischio è quello di portare all'interno dell'allevamento oppure agevolare la propagazione di malattie diffusive, che sono essenzialmente infettive, ma potenzialmente anche parassitarie. Adesso non voglio entrare in questo dettaglio. Secondo punto, che non è marginale, che è quello del benessere animale, cioè la presenza di mosche, soprattutto e non solo, negli allevamenti, e parlo in particolare dei ruminanti, che sono poi le specie animali di cui noi ci occupiamo esclusivamente, quindi parliamo di bovini, tra cui le bovine da latte, di bufale, di pecore e di capre. Questa, la presenza massiva appunto di queste mosche negli allevamenti crea uno stato di disagio negli animali, che è un po' un assimoro nel momento in cui parliamo di benessere. Noi, diciamo, molti argomenti che utilizziamo a sostegno degli allevamenti intensivi è proprio quello che cerchiamo di ricreare all'interno di un allevamento, quelle condizioni che permettono agli animali di fare una vita molto simile a quella che avrebbero fatto in natura. Questo sarebbe l'obiettivo, poi non sempre riusciamo a coglierlo, e al netto però degli effetti collaterali della vita selvatica. E uno degli effetti collaterali della vita selvatica, e questo lo vediamo, diciamo, quando andiamo a vedere degli animali sia domestici che selvatici che pascolano, è a volte una presenza massiccia ed estremamente fastidiosa delle mosche. Io ho già assistito a una lezione di Stefano Cherubin, che comunque ha un trascorso universitario, che poi gli chiederò anche di raccontarci brevemente alle sue spalle, perché io, visitando gli allevamenti come mia attività, diciamo, di zootecnico, di nutrizionista, di veterinario,
soprattutto ovviamente nei mesi tardo primaverili estivi, tutti gli allevamenti e gli allevatori mi dicono che stanno mettendo in atto delle misure di controllo degli insetti vettori e principalmente le mosche, ma io onestamente vedo sempre un discreto numero di insetti in giro. E quindi chiederò, anticipo questa domanda perché sono fremo nella risposta al dottor Cherubin, ma queste mosche, a fronte di investimenti che gli allevatori fanno, perché io, quelli che conosco io, tutti generalmente trattano questi animali, sia in forma, diciamo, di prevenzione, ma di trattamento, sia le larve che gli animali adulti, così almeno raccontano a me. Però io di mosche ne vedo tante, le vedo su posate ovunque, le vedo sull'unifeed degli animali, insomma, e quindi voi immaginate il fastidio di un animale che sta mangiando un carro unifeed, già in una condizione di mangiatoia, ma poi con le mosche anche dentro, insomma, diventa un po' un problema. Quindi non voglio anticipare questa seconda domanda, perché volevo capire da Stefano, è colpa degli insetticidi o dei moschicidi, come li volete chiamare, che non funzionano o perché si utilizzano male? Questo è il dubbio che io ho amletico all'interno, perché eccetera. Ma prima di fare questa domanda, anzi l'ho già fatta, dottor Cherubin, che chiamerò più confidenzialmente Stefano. Allora, Stefano, ti chiederei brevemente di dirci da dove vieni, cioè qual è il tuo background culturale, perché fa parte anche questo del dare qualità, diciamo, a quello che tu dirai. Per poi ti chiederò, insomma, di spiegarci di rispondere a questa mia prima domanda. Buon pomeriggio Alessandro e buon pomeriggio a tutti i lettori di Ruminanzia. Io sono appunto Stefano Cherubin, sono un giovane biotecnologo con poi degli studi vocati all'entomologia. Ormai da qualche anno faccio parte dell'area tecnica di Nufarm, un'azienda che ormai si presta a compiere 40 anni e da sempre si è impegnata nella proposta di soluzioni in campo zootecnico per tentare di arginare quella che tu stesso hai chiamato una proliferazione che ciclicamente, anno dopo anno, si verifica in tutti i contesti zootecnici, ovvero sia questo sviluppo di mosche e altri insetti molesti. Bene, le mosche accompagnano l'uomo fin dai tempi della pastorizia. Sono noti delle sculture dell'epoca mesopotamica, asserenti a 3000 anni avanti Cristo, in cui documentano la presenza di mosche. E sono mondialmente diffuse, eccetto nei poli, dove le temperature non ne consentono lo sviluppo, e quindi questo ci stabilisce fin da subito il successo di questo animale. La mosca domestica è sicuramente, assieme alla zanzara, credo di poter affermare con poco margine di errore che sia l'ecosistema più prolifico sulla Terra oggi. E naturalmente ha trovato negli allevamenti, soprattutto quelli intensivi, le condizioni ideali per progredire nel suo sviluppo. E l'allevatore, come l'uomo, come il pubblico cittadino, conosce la mosca perché gli reca fastidio, soprattutto durante la bella stagione. Spesso ci sediamo a un tavolo a mangiare, sentiamo un ronzare che potrebbe essere di una mosca o di una zanzara e questo è un segnale di fastidio. E per l'allevatore però non è solo un elemento di fastidio, tu stesso lo anticipavi, la mosca è un vettore meccanico di microrganismi patogeni, di microrganismi che potrebbero, se non controllati, sfociare in malattie e quindi ulteriori voci di costo a bilancio per l'allevatore. Prima di parlare di insetticidi, che poi naturalmente tutto può essere risolto attraverso la pianificazione razionale di un protocollo o di una serie di protocolli che vanno a costituire un sistema di controllo di questa entomofauna, è indispensabile capirne le sue dinamiche, le sue potenzialità. Naturalmente è anche un insetto che noi riusciamo, viste le dimensioni, a poterlo vedere, a poterlo poter capire laddove si sviluppa, le zone a maggior densità.
E questi sono tutti dati che sono indispensabili per aver successo in un piano di controllo e affinché gli insetticidi, perché poi tutto si riduce nell'insetticida più efficace o nell'insetticida più persistente. In realtà non è così soggettiva la cosa. Ogni anno Nufarm si impegna a proporre dei piani di controllo efficaci il cui prodotto ultimo, ovvero sia l'erbicida o l'insetticida, gioca un ruolo apicale, ma solo di completamento, perché è indispensabile applicarli in una maniera corretta, capire quando, capirne come e soprattutto valutarne gli effetti nel tempo. Gli allevatori capisco che le loro attività quotidiane sono molteplici, gli impegni in campo e in azienda sono numerosissimi, ma torno a ribadire che se non trattate le mosche sono delle voci di costo che sono perfettamente superabili però naturalmente sono delle voci di costo invisibili per l'allevatore. L'animale naturalmente se avvolto dalle mosche lo vediamo agitato, tu stesso essendo buiatra puoi capire che l'animale una volta che non riesce a star tranquillo con le sue attività anche metaboliche è un animale irrequieto che consuma energia per nulla, consuma energia per difendersi e quindi oltre a queste voci dirette di costo dobbiamo andare a considerare tutte quelle voci indirette di costo, vale a dire perdita di potenzialità per energia che l'animale deve destinare alla propria difesa, a cercare di dimenarsi per scappare da questo insano ospite, minuto, piccolissimo se confrontato con la mole di una vacca. E poi naturalmente il ruolo di vettore, oltre a minacciare la biosicurezza aziendale, sono ulteriori costi non solo per perdita di produzione, ma pensiamo alle vacche da latte, a tutta una serie di microrganismi veicolati, studi recentissimi che potete trovare anche sulla rubrica di Ruminanzia, ho riportato degli studi, un lavoro scientifico di un gruppo egiziano che parla solo a dicembre scorso di un numero superiore alle 100 patologie trasmissibili e quindi parliamo non solo di zoonosi ma anche di malattie trasmissibili tra uomo e uomo e le mosche, la mosca in questo gioca un ruolo elettivo, non è solo la mosca. Nufarm si occupa anche del controllo dei ratti che sono spesso i roditori sono spesso trascurati perché sono anche loro visti come elementi di fastidio, salvo quando si mettono a rosicare cavi elettrici e mettono un po' a repentaglio anche la struttura. Però questi animali naturalmente è nostra intenzione sensibilizzare l'allevatore affinché non le veda come solo voce di fastidio per gli animali o per se stesso, ma effettivamente come un nemico ciclico che ogni anno incombe durante la bella stagione e che provoca, se non opportunamente controllato, dei problemi anche seri agli animali. Volevo, Stefano, perché, ripeto, sempre in questa fase in cui è stata stimolata un po' la riflessione, no? Questo un po' rallentamento di certe attività, eccetera. E mi sono accorto, diciamo, nelle interviste che Ruminanzi ha fatto in questo periodo e soprattutto nel parlare appunto di vaccino, quanto stia diventando importante, o forse lo è sempre stato in realtà, il concetto di dividere il concetto di prodotto, no? Mi spiego meglio. Faccio un paragone azzardato, la genetica, no? Nel tempo passato, che io ovviamente ricordo, si comprava nel catalogo del materiale seminale il toro che piaceva di più, che era il toro che migliorava la morfologia, il toro che migliorava la produzione. Quindi si comprava e si acquistava la fiala per la fecondazione artificiale di quel toro che si inseriva nell'allevamento, più o meno
in maniera, quindi ci dà il proprio vacca. Questo concetto oggi è stato completamente superato, perché in realtà ormai gli allevamenti, gli allevatori con i loro fornitori di materiale genetico comprano dei piani di accoppiamento, cioè si fa un piano di accoppiamento in cui ci sarà un pool di riproduttori maschi che viene utilizzato su interale patrimonio degli animali presenti in allevamento, quindi le femmine. Ma la stessa cosa lo vediamo con i vaccini, no? Ci sono ancora, sento delle disquisizioni, è meglio il vaccino spento, è meglio il vaccino vivo, è meglio il vaccino di quella ditta, perché a 6 mesi, quella a 12 mesi il richiamo. Però credo che quello che sta emergendo, almeno negli allevamenti più razionali, seguiti appunto dai tecnici più razionali, è il concetto del piano vaccinale. Io credo, sentendo e da totale inesperto, vedendo soprattutto anche lì, vai nelle aziende e ti chiedono, ma secondo lei quale può essere il erbicida o il moschicida migliore, di quale ditta? Sono magari pronti a prendere l'appunto del nome, no? Che io ovviamente non ne ho, ma poi io rispondo in genere come rispondo a quando mi chiedono se è meglio quel toro o se è meglio quell'altro toro o se è meglio quel vaccino o l'altro. Ma credo che si debba affidare ad un'azienda che una volta valutato le criticità nel tuo allevamento decida lui qual è il principio, ma soprattutto dove metterlo, dove applicarlo. E cos'è un po' questa cosa che tu, lo so perché me ne hai parlato, quindi l'ho acquisita da te, cioè il valore che è del porre un larvicida o un prodotto per animali adulti in un posto rispetto all'altro, perché gli allevamenti sono grandi, non sono delle stanze o dei capannoni industriali, ci sono tante cose, ci sono le aree di riposo, ci sono le concimaie, eccetera. Senza svelare dei segreti professionali che non ti chiederei neanche, ovviamente, perché mi rendo conto che è know-how questo, è esperienza personale, ma come porli sti prodotti? Tu, Alessandro, hai messo di fronte un grande paradosso. Gli allevamenti sono strutture enormi e le mosche così piccole. E poi, agli occhi dell'allevatore, un insetticida buono, ma applicato male, diventa un insetticida come gli altri. E quindi decade un po' il concetto di qualità di prodotto moschicida offerto dalle varie ditte, tra cui Nipar. In questi piani di controllo delle mosche, paragonabili anche per certi versi a quelli che possono essere i piani di miglioramento genetico negli allevamenti, devono tenere presente, come ho già accennato prima, innanzitutto le caratteristiche, la biologia di un insetto. Un insetto che è estremamente versatile, si adatta a qualsiasi tipologia di struttura, di concezione anche di allevamento, sia esso un allevamento di vacche da latte, quindi con cuccette, con comfort, che magari un allevamento di vitelloni o di manze non ha, e si adatta alle soluzioni anche più innovative di allevamento, dove non vi è lettiera permanente, ma possono esserci grigliati con più o meno comfort per l'animale stesso. Quindi è un insetto ubiquitario. E fino a qua non ci possiamo far nulla. Perché? Perché ha trovato nelle deiezioni degli animali o comunque in qualsiasi tipologia di sostanza organica le condizioni per alimentare la propria prole. E quindi la mosca adulta, percependo che questa sostanza organica emette anidride carbonica, emette dei gas organici e inorganici, e li percepisce e soprattutto ne percepisce il calore. Ecco perché una massa organica in fermentazione, quindi pensiamo alle deiezioni degli animali durante la bella stagione, per questo le mosche proliferano di più durante l'estate rispetto a magari una massa che durante l'inverno non riesce a raggiungere temperature così sensibili per la mosca. Lei percepisce questa matrice, la ritiene ideale per il sostentamento della propria prole e vi depone un migliaio di uova, poco più, poco meno. Quindi già qui abbiamo capito che ogni singola femmina ha una potenzialità biologica enorme. E pensate in una struttura che potrebbe, o in più strutture che potrebbero costituire quello che oggi viene chiamato un allevamento intensivo più o meno moderno,
trova un'innumerevole quantità di substrato utile per appunto ovideporre. Nel giro di mezza giornata queste uova possono già schiudere. Ci sono dati abbondanti in merito che dimostrano con temperature dello sterco animale in fermentazione sono sufficienti solo poche ore per dar vita a delle larve fameliche che affondano nella matrice organica e si nutrono di quello che è lo scarto dell'animale, ma che per loro è sostentamento. E quindi qui l'allevatore rimane un po' spiazzato, perché questo migliaio di uova non le vede, uno per dimensione e uno perché sono deposte nella matrice, e quindi non si rende conto di tutta questa popolazione nascosta ai suoi occhi che si sta sviluppando assieme agli animali. E per quanta pulizia riusciamo a fare, naturalmente si stanno attrezzando un po' tutti con anche macchinari nuovi per asportare sempre e continuamente l'etame, cercare di confinarlo il più possibile, la separazione solido liquido, i biodigestori e quant'altro. Tuttavia stiamo parlando di un animale piccolissimo come la mosca, e quindi trova sicuramente in strutture così ampie la possibilità di appunto deporre le proprie uova. E quindi inizia poi lo svolgimento dell'attività larvale che dura qualche giorno, e diciamo che complessivamente il ciclo si chiude con la generazione della pupa e poi dell'adulto. Quanto può intercorrere? Dipende sicuramente dalle temperature, dalle umidità, tuttavia possiamo definire che in una decina di giorni con temperature ottimali, vale a dire 25-30 gradi, quindi naturalmente in piena estate, il ciclo si compie con queste tempistiche. L'allevatore naturalmente è soggetto più a rilevare i fastidi legati all'adulto che ai fastidi legati alle larve a pavimento. Naturalmente però in un piano di controllo efficace non possiamo permetterci di trascurare lo sviluppo delle larve al suolo. Naturalmente qui serve un attimo aguzzare la vista. L'allevatore deve creare nella sua mente delle aree molto critiche, che sono rappresentate spesso da quello che è il perimetro dei vari box o tutto ciò che coincide con materiale organico fermo, stanziale e in atto di fermentazione, più o meno forte essa sia. Quindi la mosca adulta che vede l'allevatore e che vede in massa rappresenta solo la punta di un iceberg che è rappresentato da uova, da larve e da pupe, vale a dire le forme giovanili. Naturalmente madre natura ha conferito all'uovo una resistenza incredibile. L'uovo di mosca, come di altri insetti, non è un bersaglio della lotta, anche se abbiamo delle sostanze in grado di in qualche modo comprometterne la vitalità. Tuttavia le larve, viceversa, rientrano tra quelli che sono i bersagli elettivi di un piano di controllo delle mosche. Innanzitutto non volano, e quindi non dobbiamo neanche cimentarci in strane applicazioni e magari in presenza di animali alla ricerca dell'adulto e cercare anche di colpirlo con la giusta quantità di insetticida, ma le larve sappiamo dove sono e logicamente poi la manutenzione delle lettiere ci dà una grossa mano. Su grigliato la questione è un po' più delicata, perché lì la sostanza organica sta sotto al grigliato, quindi non è sempre accessibile, quindi anche l'applicazione dell'erbicida richiede, ai noi, un po' di manodopera in più da parte dell'allevatore, che non è sempre disposto, devo dire, a metterla in essere. Però naturalmente, se vogliamo evitare tutti quei fastidi di cui abbiamo parlato prima e riflessi economici negativi su quelle che sono le potenzialità sia della vacca da latte ma anche del vitellone, dobbiamo necessariamente dedicare un po' del nostro tempo anche alla lotta all'erbicida. Quindi
Riassumendo, i bersagli di lotta di un piano mosche sono due: le larve e gli adulti. Prima di tutto le larve rappresentano la parte preponderante della popolazione assieme alle uova. E abbiamo una finestra temporale anche più ampia, abbiamo rispetto alle uova e alle pupe, perché per 4-5 giorni le larve si trovano sotto i primi centimetri di una massa organica che abbiamo visto trovarsi nel perimetro del box o laddove i raschiatori non arrivano o laddove le pale delle trattrici non arrivano. E quindi naturalmente più puliamo, poi meno giacigli di materiale organico dobbiamo trattare, e poi logicamente l'azione dell'erbicida in qualche modo va a ostacolare il regolare sviluppo della larva, che fa sì che questa non mi divenga adulta. La mosca adulta in definitiva, essendo la parte minoritaria dell'intera popolazione, gli va sicuramente dedicata la giusta attenzione con delle metodologie di controllo specifiche. Ecco perché dagli insetticidi che possiamo trovare in qualsiasi tipologia di rivendita, di consorzio, di farmacia veterinaria, eccetera, dall'insetticida si passa al moschicida, vale a dire un insetticida con all'interno però degli attrattivi che possono essere di natura feromonica, vale a dire sessuale o alimentare, per fare in modo di tralasciare tutti gli altri insetti che in un contesto zootecnico ci rientrano ben poco, anzi potrebbero essere anche insetti utili, ma dobbiamo porre l'accento solo ed esclusivamente su quello che è il nostro bersaglio, vale a dire la mosca domestica o specie affini come la mosca pungente e quant'altro. Quindi la lotta diventa estremamente mirata, diventa estremamente puntuale con dei tempi. Vi ho detto, il ciclo dura una decina di giorni, quindi è impensabile predisporre un piano di lotta mensile o rivolgersi solo ogni 15-20 giorni solo agli adulti, come è impensabile rivolgersi anche ogni giorno con l'applicazione di un adulticida, perché questo non ci permette di star dietro allo sviluppo delle larve e saremo sempre in difetto, perché come vi ho anticipato poco fa, la mosca adulta è solo la punta di un iceberg rappresentato da una moltitudine di larve e di uova che sono lì, e qualora riescono a sfuggire anche al calpestio animale, sono lì pronte a diventare adulte. Ok, chiarissimo Stefano. Un'ultima domanda. Ormai gli argomenti relativi alla sostenibilità delle produzioni zootecniche sono all'ordine del giorno, no? Poi in questo ultimo periodo, appunto di questi ultimi mesi, insomma, la zootecnia intensiva, quindi gli allevamenti intensivi, insomma, è stato oggetto di una recrudescenza di interesse da parte del giornalismo d'inchiesta, no? C'è stata una forte polemica appunto sull'impatto ambientale negativo dell'allevamento intensivo in senso generale. Allora, in questo contesto, diciamo, l'argomento farmaci, soprattutto antibiotici, si sta affrontando ormai da un po' di tempo, insomma, sono anni che si sta usando il termine di razionalizzare, non di non usare, gli antibiotici o antimicrobici in funzione soprattutto dell'antibiotico resistenza, quindi di un problema dell'uomo. Anche gli insetticidi in senso generale sono e saranno sempre più oggetto di attenzione. Si può parlare quindi, Stefano, di uso razionale degli insetticidi? Mi verrebbe da dire che è quasi indispensabile parlare di uso razionale degli insetticidi. Il fenomeno dell'antibiotico resistenza, di cui non entro nel merito perché non ne sono competente, si verifica in maniera trasversale anche su altre dinamiche, come per esempio il fenomeno degli insetti resistenti. Questo è spiegato dalla biologia stessa. Naturalmente vi ho detto il numero di prole per singola mosca, quindi è più probabile che ci sia una sorta di miglioramento genetico nelle corde di questo animale, e naturalmente se noi interveniamo sempre costantemente con la stessa molecola, a lungo andare corriamo il rischio che queste informazioni che questo insetto acquisisce
le trasmetta alla prole e quindi possa diventare resistente a quel principio attivo. Nel 2020 non possiamo permetterci di sprecare le molecole insetticide che abbiamo. L'Unione Europea ci ha posto di fronte vari quesiti e diciamo ha chiesto a quanti si occupano di commercializzazione e non solo di insetticidi di farne un uso razionale, e l'ha fatto anche in maniera drastica, non solo un invito, ma abbiamo perso numerose molecole utilizzate negli anni precedenti che erano magari ritenute anche più efficaci dall'allevatore. Le abbiamo perse perché pur essendo efficaci non colpivano solo le mosche, e l'impatto ambientale è sempre l'ultima faccia della medaglia che non vogliamo mai rilevare. Oggi è indispensabile fare un uso razionale, perché le molecole che abbiamo sono efficaci se, come abbiamo visto, applicate nella maniera corretta, con i tempi corretti e soprattutto applicate in maniera conscia, che non possiamo eliminare tutta la popolazione di mosche. È impossibile perché, come vi dicevo, è l'ecosistema più adattato, più prolifico sulla Terra, e quindi noi dobbiamo mantenerne il controllo sicuramente sotto la soglia di danno. Dobbiamo tentare anche di mantenere la popolazione infestante al di sotto di quella che è la soglia, definiamola, di fastidio per gli animali, non per l'uomo, perché sicuramente per l'animale la possiamo ritenere più bassa, e con un uso razionale che consiste anche nell'alternare i principi attivi ad uso insetticida. Questo perché non diamo modo ai soggetti infestanti di acquisire informazioni e un po' non gli somministriamo il libretto di uso e manutenzione della molecola per fare in modo che la facciano propria. Quindi uso questa metafora per dire che se gli andiamo a scombinare un po' i piani anche alle mosche utilizzando insetticidi, moschicidi con sostanze attive differenti, riusciamo ad avere un vantaggio sicuramente tangibile. Ecco perché nei piani mosche che propongo io, che propone New Pharma, non sono solo un larvicida e un adulticida, ma sono un protocollo uniforme che si sviluppa, mi verrebbe da dire, 365 giorni all'anno, perché negli allevamenti intensivi abbiamo sempre a stretto contatto con l'animale delle temperature che consentono alla mosca di rallentare sicuramente il proprio metabolismo, ma non certo di soccombere. E quindi se sono dei protocolli che vanno messi in atto 12 mesi all'anno. E in questi 12 mesi dobbiamo cercare anche di intervallare le nostre armi a disposizione affinché la strategia sia sicuramente vincente. Stefano Cherubin, io ti ringrazio molto perché ci hai chiarito le idee. Ci vorrebbero probabilmente giornate per parlare di questo, però vi invito a voi, lettori di Ruminanzia, di visitare periodicamente la rubrica Neutralizzate, lei abbiamo usato questo termine, neutralizzarle, e questo termine abbastanza semplice, abbastanza intuitivo, rubrica gestita da New Pharm, l'autore degli articoli che si avvicenderanno saranno Stefano Cherubin, ma probabilmente si arricchirà, sicuramente avrà di lavori scientifici, perché la gestione degli insetticidi, per quanto io possa aver capito, è estremamente complessa, non è semplicemente l'irrorare quel punto o quell'altro. Quindi seguite la rubrica e vi ringraziamo, al prossimo appuntamento. Grazie, dottor Cherubin, e grazie a New Pharm. Grazie a tutti voi, grazie.